Live Social. Bentornati amici radioascoltatori di Live Social sulle frequenze di Radio Roma Capitale 93 FM. Con me ogni volta un nuovo ospite che viene a trovarci, insieme alla quale nella questa chiacchierata vi illustreremo la realtà di CMK Professional Grooming Style SD, di cosa si tratta, di corsi professionali di toelettatura. E quindi diamo subito il benvenuto alla nostra amica. Buongiorno a tutti. A te, soprattutto Katiuscia Castagna Mucella. Ciao Katiuscia, ben trovata. Ciao, piacere. Piacere mio, grazie per averti qui e quindi esserci venuto a trovare nei nostri studi qui alle social, avendo soprattutto accettato il nostro invito dello spiegarci di cosa si occupa CMK Professional Grooming Style ASD. Tutto tra un istante. Perché prima, ricordo ai nostri ascoltatori, hashtag storie ragazzi, lì troverete il video integrale della chiacchierata che stiamo per fare io e Katiuscia, e con noi anche la fantastica Ira, protagonista ovviamente di questa chiacchierata di oggi, per cui laddove vi perdete qualche concetto della chiacchierata stessa, semplice, riguardate il video quante volte volete, lasciate un mi piace, dopodiché ricondividetelo con tutti i vostri contatti. Partiamo subito Katiuscia, allora innanzitutto... Quanto è bella Ira. Stupenda, è fantastica. Gliel'ho già detto nel fuori onda, quindi nel preparativo di questa chiacchierata, già 16.000 volte, ma non bastano mai. CMK Professional Grooming Style ASD, quando nasce questa associazione sportiva dilettantissima come da termine? Sì, allora nasce da un progetto mio e di mio padre, un sogno che finalmente si è realizzato nel 2013, dove... praticamente ci occupiamo della formazione dei toelettatori, dei futuri toelettatori, nei ragazzi che vengono da noi a fare il corso. È un'accademia riconosciuta dalla FISC, la Federazione Italiana Sport Cinofili, di cui faccio parte, sono responsabile nazionale per il settore handling e benessere del cane sportivo, e in più da AIPO, che è la federazione a tutela praticamente degli animali e ovviamente per le discipline bionaturali e olistiche. Benissimo, quindi cioè viene riconosciuta anche ad alti livelli. Sì. Non sapevo che ci fosse appunto la toelettatura professionale, cioè appresa proprio con vari corsi e quant'altro. Certo. Ecco, certo. Ci parli quindi di cosa si apprende orientativamente all'interno dei corsi, allora, abbiamo... oltre che ovviamente al lavaggio, certo, e nel asciugatura nostro... degli animali. Diciamo che il lavoro del toelettatore tecnico non è solo quello, è proprio infatti... un tecnico del benessere dell'animale. In quanto, quindi lo possiamo paragonare un po' alla spa dei nostri amici, sì, a quattro zampe. Assolutamente sì, perché noi per esempio insegniamo anche i trattamenti con l'acqua ozonizzata, l'idromassaggio olistico, quindi con l'abbinamento di oli essenziali, fanghi termali a base di argilla verde, sempre per trattamenti di perdita eccessiva di pelo, oppure dermatiti. Ovviamente il tecnico del benessere, almeno nella nostra accademia, diventa una figura professionale che diventa a sua volta un ponte di congiunzione tra il proprietario e il veterinario. Questo perché spesso e volentieri il toelettatore è colui, il tecnico, che vede più frequentemente il cane rispetto al veterinario. Certo. E non sempre purtroppo i proprietari riescono a capire, ma non per... per non volontà, diciamo, per... non per una negligenza, certo, dei, no, dei, diciamo, proprietari. Più che altro per una mancata comunicazione proprio col cane, nel senso, certo, che non riescono a capire i segnali di quando stanno male, anche perché per natura loro non si fanno mai vedere che stanno male, lo fanno vedere solo all'ultimo, quando ormai non sempre si riesce ad arrivare in tempo. Certamente, quantomeno non a prevenire, ma a quel punto a curare. Sì, infatti il tecnico... previene proprio in collaborazione ovviamente col veterinario. Certo, benissimo. Senti, ne chiediamo un piccolo sostegno ai nostri colleghi della redazione, magari per far girare Ira, così che i nostri ascoltatori che stanno vedendo il video, così si possano rendere conto. Eccoci, fantastico aiuto dalla redazione. Voi non li potete vedere, ma stanno animando ovviamente tutta la scena in maniera tale da attrarre la nostra Ira. Se ti posso chiedere qual è il taglio di toletta più richiesto, l'acconciatura, diciamo così.
Sono svariate ovviamente in base alle razze, perché diciamo che adesso va molto in voga un Asian style, che è una tolettatura che si fa Shih Tzu, Barboncini, Yorkshire, Maltesi, che sembrano molto pupazzetti. Sì, magari rasati un po' sul corpo con la testa. Sì, con la testa un sacchiotto. Sembrano un po' il cartone animato Doraemon. Sì, è vero, è vero. Era molto simpatici, tra l'altro. E tra l'altro questa nostra chiacchierata molto molto informativa. Sì. Se sei d'accordo, io Katiuscia manderei tutti i contatti ai nostri ascoltatori. Questo campanellio che hai sentito ovviamente è la nostra fantastica collega che sta tenendo impegnata la nostra Ira. E mandiamo i tuoi contatti affinché i nostri ascoltatori possano recepirli e contattarti, nonché raggiungerti o partecipare proprio a uno dei tuoi corsi. Quindi ricordiamo qui con noi la nostra amica Katiuscia Castagna Muscella per quanto riguarda CMK Professional Grooming Style ASD, sita in via Pandosia 4547 00183 Roma. Vi diamo anche un telefono fisso che è uno 06 8756 2320, www.corsitolettatori.it, questo è il sito web, e CMK Grooming Academy, la pagina Instagram, mentre quella Facebook CMK Professional Grooming Style ASD, info@cmkgroomingacademy.it, la mail di contatto. Io nel ringraziare ovviamente la nostra fantastica Ira, ringraziando la nostra Katiuscia, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Abbiamo lanciato tutte le info? Sì, abbiamo lanciato tutte le info. E allora mandiamo insieme un saluto a chi ci sta ascoltando, invitandoli a contattarti e a raggiungerti. Quindi ragazzi, per qualsiasi info, vi ripeto, andate direttamente sul sito corsitolettatori.it della nostra Katiuscia Castagna Muscella. Grazie per essere stata con noi. Ciao. Torniamo all'istante noi ragazzi con nuove storie tutte da raccontarvi qui su Live Social. A tra poco. Live Social.